partiamo con questa serata. Io condivido appunto con voi quello che è un po' il tema appunto di questo incontro, in cui parleremo appunto di dislessia e dei cosiddetti DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, caratteristiche, evoluzione del disturbo e normativa. Questo è il primo appunto di un ciclo di incontri che come Community Alumni Uni Trento abbiamo deciso di proporre ai nostri alunni, quindi agli ex studenti, ma poi in particolare questa serata, che è diciamo più di carattere informativo e diciamo così di inquadramento un po' del tema, è aperta un po' a tutti i nostri anche studenti e studentesse, proprio per approfondire un po' il tema dei DSA versus mondo del lavoro. Quindi un approccio diciamo un po' diverso rispetto a quello che magari più spesso viene affrontato su questo tema, legato magari più al mondo della scuola, dell'università. In questo caso invece parliamo appunto dell'approccio appunto del DSA nel mondo del lavoro. Lo facciamo con tre nostri ospiti che appartengono all'Associazione Italiana Dislessia, che sono Enrico Ghidoni, Sara Bocchicchio e Silvia Lanzafame. Direi che lascio direttamente la parola al dottor Ghidoni, che magari ci racconta anche qualcosa di sé e può far partire la sua presentazione. Bene, mi sentite ancora? Sì, perfetto. Ho visto che prima nella slide c'era scritto vicepresidente Hyde, ma non sono il vicepresidente Hyde, sono vicepresidente del comitato DSA Lavoro dell'associazione. Anche se nel corso della mia ormai lunga militanza nell'associazione sono stato anche il presidente dell'associazione, ma molti anni fa. E sono stato anche il vicepresidente, adesso che mi ricordo. Vabbè, però adesso invece sono all'interno del comitato. Mi sono occupato sempre, specialmente negli ultimi 10 anni, delle problematiche delle persone con disturbi specifici di apprendimento, in particolare in età adulta, affrontando innanzitutto il problema della diagnosi, che rimane un grosso problema anche tuttora nella realtà italiana, perché i servizi diagnostici, perlomeno nel servizio sanitario pubblico, sono praticamente pressoché assenti, e contemporaneamente invece abbiamo delle normative che prevedono che per poter avere, per esempio, a livello universitario gli strumenti compensativi, già questo richiede la presentazione di una diagnosi e di una diagnosi che sia stata fatta nel servizio pubblico, possibilmente. Vabbè, quindi ci sono ancora problematiche molto, molto importanti aperte. Questa sera però vi farò una introduzione un po' generale su che cosa sono i DSA, vedremo quali sono le basi proprio neurobiologiche di questi particolari modi di funzionare della persona e della mente umana, vedremo quali sono le caratteristiche appunto delle persone DSA, quali sono i loro punti di forza e quali sono invece le difficoltà, in particolare quelle che possono avere ricadute nell'ambito lavorativo. Poi finirò con qualche aspetto un pochino più leggero, diciamo così, raccontandovi un po' dei miti che bisogna sfatare riguardo ai DSA, parlandovi anche dei dislessici adulti famosi. Allora, che cosa sono questi disturbi specifici di apprendimento, di cui la dislessia è la situazione più nota e di cui si parla più spesso, tanto che la parola dislessia viene usata in maniera così un po' aspecifica per indicare tutti i disturbi, anche i disturbi per esempio della scrittura o del calcolo. Allora, siamo nel campo di quelle che vengono definite la categoria delle neurodiversità, cioè di diversità nel modo di funzionare, di comportarsi delle persone
che dipendono da fattori neurologici, cioè del substrato neurologico, cioè l'organizzazione del nostro sistema nervoso centrale. Sono situazioni abbastanza frequenti perché interessano. In Italia si parla dal 3 al 5%, anzi siamo più vicini al 5 che non al 3. Infatti l'ultima, nelle scuole italiane, le ultime statistiche del Ministero dell'Istruzione sono intorno al 5,4%. Quindi questo già vi dà un'idea dell'importanza epidemiologica del problema. Ma non solo, abbiamo anche una situazione in cui la manifestazione clinica del disturbo è anche in rapporto con le caratteristiche della lingua. La lingua italiana è una lingua molto semplice, le regole sono molto chiare, subiscono poche eccezioni. Questo è un vantaggio per la persona dislessica. In Inghilterra, voi sapete, l'inglese da questo punto di vista è una lingua veramente terribile perché il modo come si pronunciano le parole in inglese subisce moltissime eccezioni. Bisogna sapere come si pronunciano. Non si può prevedere come una parola inglese debba essere pronunciata se uno non ha mai sentito un inglese che la pronuncia. Di conseguenza in Inghilterra e nei paesi a lingua inglese abbiamo una prevalenza che va dal 5 al 15%, quindi questo, pensate, da loro è veramente un problema socialmente molto sentito. Hanno una base neurobiologica, i DSA, spesso c'è una familiarità, quindi questo è un dato molto importante che ci dice che, insomma, fondamentalmente si nasce con un DSA o con la predisposizione per sviluppare un DSA, quindi non bisogna assolutamente bandire le vecchie idee che fossero dei disturbi di origine psicologica o così. Questa base neurobiologica la vedremo in maniera molto semplificata dopo, però è chiaro che se ha una base nell'organizzazione delle reti neurali del nostro cervello, questa non è che sparisce col tempo, rimane anche nel soggetto adulto e quindi anche l'adulto continuerà ad avere delle manifestazioni di questi disturbi. In maniera più o meno evidente, perché poi l'adulto ovviamente crescendo trova anche dei modi per cercare di compensare il problema. Andiamo avanti. Ecco, questa è la definizione ufficiale di dislessia, una delle tante definizioni. Praticamente viene considerata una disabilità specifica dell'apprendimento di origine neurobiologica, che è caratterizzata dalla difficoltà a leggere in maniera accurata e fluente, e o fluente. Quindi può esserci un problema di velocità della lettura, ma anche un problema di accuratezza della lettura, o l'uno o l'altro o tutte e due assieme. Quindi il dislessico legge lentamente, oppure legge in maniera scorretta facendo errori, oppure tutte e due, legge lentamente e fa anche errori. Di solito si associano anche problemi della scrittura. Questa manifestazione dipende fondamentalmente dalla componente fonologica del linguaggio. Cos'è la componente fonologica? È quella capacità che noi abbiamo di collegare i suoni delle parole con i simboli grafici che li rappresentano. Per cui sappiamo che una cosa fatta con tre gambe è la M, quella con due è la N, e una volta imparato questo diventa un patrimonio automatizzato che noi manteniamo per tutta la vita e che applichiamo automaticamente nel momento in cui stiamo leggendo una parola o un testo. Questa difficoltà del sistema fonologico appare in maniera inattesa, cioè non è che sia in rapporto con delle cause ben precise, tipo una lesione cerebrale, un trauma, e compare anche in soggetti che sono comunque sottoposti ad una adeguata istruzione scolastica, cioè non è una carenza
nel metodo di insegnamento o nella esposizione all'insegnamento. Come conseguenza di questa difficoltà del sistema fonologico e quindi della lettura, ci possono essere anche dei problemi di comprensione della lettura. Un'altra conseguenza è il fatto che le persone dislessiche certamente leggono poco, tendono a leggere poco, anzi addirittura cercano di evitare la lettura che per loro è molto faticosa, e questo può anche avere delle conseguenze ulteriori, tipo il vocabolario risulta ridotto, le conoscenze generali sono acquisite soprattutto attraverso la conversazione, attraverso i media e attraverso le immagini oppure l'udito, e quindi non direttamente attraverso la lettura. Un altro disturbo che si accompagna spesso alla dislessia è la disortografia. La disortografia è un disturbo della scrittura che riguarda la correttezza della scrittura, per cui quando uno è disortografico fa degli errori nel trascrivere una parola, sostituisce una lettera con un'altra, oppure non so, fa degli errori sulle doppie, oppure non utilizza adeguatamente accenti, apostrofi, la punteggiatura. E questa è una caratteristica che spesso accompagna anche la dislessia. Un altro aspetto, un altro disturbo che riguarda sempre la scrittura è invece la disgrafia. In questo caso il disturbo riguarda l'aspetto grafico, motorio. La scrittura risulta poco bella, diciamo così, poco leggibile, perché le lettere sono tracciate in maniera irregolare, non viene mantenuta per esempio l'orizzontale, c'è una sovrapposizione tra le lettere, gli spazi sono irregolari. E anche tra l'altro la scrittura risulta lenta e anche faticosa, cioè a volte la persona ha anche un modo di impugnare la penna, per esempio, particolare, che non è quello canonico, diciamo, quello classico. Andiamo avanti, vedete qui ci sono degli esempi, vedete in alto uno studente universitario di 20 anni al primo anno di ingegneria che ha sia una disgrafia, vedete come scrittura che non mantiene l'orizzontale, un po' irregolare, va su, va giù, e fa anche alcuni errori ortografici, vedete per esempio valorizzazione scritto con una sola Z. Sotto vedete un operaio di 38 anni, anche lui dislessico, disortografico e disgrafico, e qui vedete i classici errori tipo cuoco scritto con la Q, mentre invece qui l'aveva scritto con la C, poi se è corretto ci ha messo la gamba della Q, e così via. Sì, insomma, se ci mettiamo a leggere vedremmo che ci sono tutta una serie di caratteristiche tipiche. Questo invece è un caso di una persona che, vedete, non ha disgrafia, la scrittura è facilmente comprensibile, però è gravemente disortografico questa persona qua. Ci sono un sacco di errori. Questo, per esempio, era anch'egli e diventa scritto in questa maniera. Com'è avvenuto? Vedete quanti errori, ogni parola ha praticamente un errore, almeno un errore ortografico. Questo è un altro caso, vedete, di una disgrafia abbastanza evidente, anche questo è uno studente universitario, quindi uno che scriva così, chiaramente i suoi docenti quando farà degli esami impazziscono per capire che cosa ha scritto. Questo invece è un altro disturbo, che è la discalculia. La discalculia è un disturbo che riguarda tutto ciò che concerne i numeri e i calcoli, i meccanismi di calcolo, di conteggio. Anche la lettura e la scrittura di numeri spesso sono compromesse, più o meno, in maniera più o meno evidente, e una delle manifestazioni più evidenti è la incapacità, per esempio, di apprendere le tabelline, oppure il fatto di risolvere i calcoli con delle strategie strane. Vedete qua sotto che davanti alla esecuzione di alcune operazioni di moltiplicazione
lui praticamente questa persona qui trasforma queste operazioni di moltiplicazione in una serie di addizioni, poi fa l'addizione delle somme intermedie fino ad arrivare ad avere il risultato finale, che è effettivamente corretto, solo che per fare queste poche operazioni ci ha messo 8 minuti, quindi sprecando una quantità di tempo enorme. Quindi, come vedete, insomma, il discalculo qua ha queste problematiche. Passiamo a parlarvi rapidamente delle basi neurobiologiche. Le basi neurobiologiche ci dicono, da tutta una serie di lavori recenti, che nel nostro cervello la persona dislessica ha delle particolarità di funzionamento diverse. Queste sono immagini di risonanza magnetica funzionale e le aree colorate sono quelle che si attivano o sono meno attive durante compiti di lettura. E questa immagine qui, ve la spiego, le aree colorate in rosso nei soggetti dislessici sono meno attive di quello che dovrebbero. Vedete che si concentrano in queste zone dell'emisfero di sinistra, che sono zone importanti per il linguaggio e quindi anche per la lettura. Mentre invece ci sono altre aree che risultano addirittura più attive nel soggetto dislessico, e sono quelle colorate in verde, in giallo. E vedete come le aree più attive sono qui nelle zone anteriori frontali dell'emisfero di sinistra. Quindi questo vi fa vedere che il cervello dislessico funziona fondamentalmente in una maniera diversa, cioè per leggere il dislessico utilizza delle aree cerebrali che sono diverse da quelle che normalmente vengono utilizzate. Lo vediamo ancora meglio nella prossima slide. Queste sono le aree cerebrali che una persona tipica, diciamo così, una persona che non è dislessica, utilizza per leggere. Vedete, sono soprattutto zone posteriori a livello del lobo temporale parietale e in minor misura invece nel lobo frontale. Se guardiamo invece quello che succede nel dislessico, succede proprio il contrario, cioè le zone posteriori, qui temporali e parietali, sono molto meno attive, meno coinvolte, mentre invece a livello frontale c'è un notevole iperattività, un notevole coinvolgimento, quindi differenze di funzionamento delle strutture cerebrali. Andiamo avanti, vediamo quali saranno le caratteristiche di funzionamento delle persone dislessiche. Alcune attività che noi consideriamo banali, automatiche, perché leggere per noi che non siamo dislessici è una cosa banale, che si fa automaticamente senza usare la testa, potremmo dire, perché il nostro cervello legge in maniera immediata una parola. E per la persona dislessica invece questo non è possibile. Leggere e scrivere sono attività lente e faticose. Il dislessico ha bisogno di tempo, deve controllare quello che ha fatto per vedere se ha fatto degli errori, e quindi chiaramente questo può essere un problema notevole in molti aspetti della vita, anche della vita quotidiana. Vediamo la prossima. Ecco, vedete, questi sono dei tentativi di farvi capire come legge un dislessico. Un dislessico, quando legge un testo, è come se avesse le lettere che gli ballano, che cambiano di posto, per cui le parole che legge spesso non corrispondono a quelle che ci sono scritte, perché mentre sta guardando è come se si spostassero. Un altro modo per simulare il modo come legge un dislessico è questo testo, in cui vedete le lettere sono state spostate all'interno delle singole parole, quindi alla fine è anche possibile leggere. Il dislessico riesce a leggere, però è come se voi doveste leggere questo testo con queste caratteristiche. Ci riuscite a farlo, però ci mettete più tempo e a volte farete anche qualche errore prima di capire qual è il senso e qual è la parola esatta. Andiamo avanti. Molto rapidamente, quali sono i punti di forza invece, che spesso rimangono un po' in ombra, no? Perché noi siamo abituati a classificare le persone più sulla base degli errori che sulla base delle loro effettive qualità. I punti di forza sono il fatto che i dislessici per definizione hanno un'intelligenza normale e a volte ce l'hanno anche superiore alla media.
Poi hanno dei modi di funzionamento mentale che a volte sono particolari, hanno una capacità per esempio di visione d'insieme che è molto superiore alla capacità di andare ad analizzare i singoli particolari, quindi hanno un'elaborazione cognitiva di tipo globale, si chiama così. Hanno un modo di ragionare che può risultare molto dinamico e non convenzionale, cioè vedono le cose da un punto di vista un po' diverso da quello che è lo standard delle altre persone. Questo può essere un dato positivo, ma a volte anche negativo, dipende dal contesto in cui uno si trova. Se ti trovi in un contesto di creatività, far fruttare questo modo di vedere le cose in maniera, diversa dagli altri può essere, il tuo punto di forza. Apprendono i dislessici soprattutto dall'esperienza, dal fare, cioè loro non leggono i manuali, vanno direttamente sul pezzo e provano a fare le cose per vedere cosa funziona e come funziona. Hanno un pensiero spesso basato sulle immagini, sono degli pensatori visivi, visual thinker. Si dice anche che siano molto più intuitivi e quindi creativi. Spesso i dislessici sviluppano delle capacità di relazione interpersonale molto efficaci, sono molto empatici, hanno bisogno di poter comunicare in maniera empatica con le persone perché devono anche far accettare un po' i propri errori. Hanno una capacità di delegare le cose che non riescono a fare, quindi di gestire le risorse, quindi possono diventare dei bravi imprenditori e dei bravi manager, e poi hanno spesso delle buone capacità di adattamento. È chiaro che questo può avere anche delle ricadute notevoli in alcuni campi, per esempio, ci sono dei settori di attività in cui essere dislessici potrebbe essere anche un vantaggio, tipo l'arte, la meccanica, le costruzioni, l'architettura, l'interpretazione di immagini. Io conosco dei dislessici che fanno i radiologi, per esempio. Il management, abbiamo già detto. Quindi questa è la capacità della visione d'insieme. Vedete sotto un quadro di un pittore americano, Rauschenberg, che adesso si trova nei più grandi musei di arte moderna del mondo e che quando andava a scuola era stato considerato un personaggio che non avrebbe combinato nulla nella vita. Andiamo avanti. Le difficoltà che possono avere ricadute sul lavoro sono quelle che riguardano appunto i compiti che richiedono la lettura e la scrittura, la memoria a breve e lungo termine, perché a volte anche questa può avere dei problemi, la capacità di mettere in sequenza le informazioni, l'organizzazione, il senso del tempo, anche questo può essere un problema per i dislessici, hanno un senso del tempo un po' variabile. A volte ci sono dei problemi anche nell'orientamento visoespaziale, nella capacità di trovare rapidamente le parole, l'espressione verbale. E poi l'ultimo dato che spesso può diventare un problema sono gli aspetti emotivi, l'ansia, la paura, l'imbarazzo. Il dislessico spesso deve cercare di dissimulare le proprie difficoltà. Deve fare in modo di non farsi scoprire perché teme in questa maniera poi di essere anche a volte stigmatizzato. Ecco, questo forse è uno dei problemi più seri. Tutte queste difficoltà che vi ho elencato non ci sono in tutti, ovviamente. Ogni dislessico è una persona a sé che ha dei punti di forza propri e dei punti invece di difficoltà che sono suoi propri. Non bisogna mai generalizzare, ognuno è diverso. Vediamo la prossima. Ecco, miti e pregiudizi da sfatare. I dislessici non scrivono? Visto che sono dislessici, hanno difficoltà anche a scrivere, beh, qui vedete degli esempi. Philip Schulz, poeta americano, premio Pulitzer di alcuni anni fa. Daniel Pennac, grande scrittore francese che tutti conoscono. Altri scrittori italiani, qui vedete Giovanni Soldini, quello che ha fatto, che fa le traversate oceaniche sulla barca a vela e che ha scritto questo libro Nel Blu, oppure quest'ultimo qua, il libro scritto da Andrea De Logu, che è una conduttrice televisiva che
probabilmente conoscerete. I dislessici non studiano. Abbiamo qualche premio Nobel dislessico come Jacques Dubuchet per la chimica, oppure Carol Greider per la medicina. Einstein non sappiamo in realtà se fosse davvero dislessico o no, comunque in questa slide compare anche lui. Poi sotto i dislessici hanno successo anche nel business. Qui vedete alcuni nomi: John Chambers, Jack O'Neill, Charles Schwab, Schwab è un finanziere americano, e poi nomi ce ne sarebbero anche tanti altri. Andiamo avanti, vedete nella politica il primo ministro norvegese, la Erna Solberg di qualche anno fa, non so se se lo sia ancora, non credo. Poi qui vedete dei personaggi famosi, non so, la Nicole Betancourt che è un documentarista, oppure il pilota Lewis Hamilton, il regista Steven Spielberg, l'attrice Jennifer Aniston. Poi se uno va su internet, su Google, può trovare i elenchi. Di solito sono soprattutto di ambito anglosassone. Gli italiani continuano a non scoprirsi, tendono a non manifestare le proprie difficoltà, le proprie caratteristiche. Quindi ultimi due esempi, vedete il fondatore dell'IKEA, Kamprad, che era appunto dislessico e ha fondato l'IKEA. Non so se l'IKEA, tra l'altro, il modo di fare casa e mobili dell'IKEA, secondo me, è tipica dello stile di ragionamento di un dislessico. E sotto vedete Richard Branson, un grande visionario imprenditore americano quello della Virgin, no? E che parla apertamente della propria dislessia in varie occasioni, è stato intervistato e lui addirittura la valorizza, dice come che è la dislessia che ha fatto, gli ha dato le idee per il modo come lui ha sviluppato poi il gruppo Virgin. Bene, io mi fermo qua, spero di avervi dato, mi sembra di aver visto a un certo punto una domanda, però non ho fatto in tempo a leggerla. La guardiamo magari alla fine. Perfetto, guardiamo alla fine, perfetto. Darei un attimo se c'è ancora la parola alla professoressa Venuti. Se... Sì, ci sono. Eccoci, grazie, buonasera. Buonasera a tutti, scusatemi ma non riuscivo a connettermi prima, intanto il professor Ghinoni aveva già cominciato, quindi il saluto ve lo pongo ora. Io niente, solo per dirvi da prorettrice di questa università che sono estremamente contenta che gli alunni si muovono su un tema che per noi è importantissimo perché, come voi sapete, da anni abbiamo uno sportello specifico sui disturbi specifici dell'apprendimento. Ci teniamo a essere una delle università dove in qualche modo si riesce ad affermare che un ragazzo con un disturbo specifico dell'apprendimento ha le stesse opportunità, gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri studenti, e credo che abbiamo varie prove di studenti che sono riusciti ad andare brillantemente avanti, insomma, no? Quindi io credo che sono veramente contenta di questa iniziativa. Tra l'altro il programma mi sembra di altissimo livello e quindi non abbiamo dubbi, non avevo nessun dubbio prima, ma sicuramente dopo averlo sentito sono contentissima, tra l'altro, che il professor Ghinoni sarà da noi in una workshop che avremo a metà giugno, esplicita il 17 giugno, esplicitamente sui disturbi specifici dell'apprendimento di soggetti adulti, proprio per affrontare questo tema con forza, che è un tema che voi sapete meglio di me, molto recente, è stato dibattuto a lungo, e la battaglia che abbiamo continuamente quando ti dicono ma se non è stato diagnosticato prima, ora non si può diagnosticare. Ed è proprio una battaglia che invece è importante portare avanti, laddove io sono sempre più convinta che per quelle che sono le caratteristiche dei nostri bambini e per quella che è anche così la capacità intellettiva molto sviluppata di molti nostri bambini, loro riescono benissimo
nei primi anni delle scuole primarie a gestirsi la lettura in altro modo, no? E quindi il disturbo non si vede, e poi si vede, poi imparano delle tecniche, riescono ad andare avanti quando le pressioni e anche i compiti evolutivi, per esempio i compiti di studenti universitari che si trovano in un ritmo, in una routine molto diversa, quindi diventano anche più pressanti e più stressanti, il disturbo si fa vedere, insomma, no? E quindi credo che sia veramente importante affermare che anche in età adulta si può fare questa diagnosi, e che una persona che se l'è cavata da sola brillantemente e con un grandissimo coraggio fino a un certo punto, a un certo momento ha bisogno del supporto della diagnosi, no? Ecco, non ho molto altro da dirvi se non appunto essere estremamente contenta che i nostri alunni hanno, ringrazio Heidi per l'impegno che ha messo nell'organizzazione di questo evento, e ringrazio tutti gli organizzatori, un saluto particolare al dottor Ghidoni, che spero di conoscere personalmente a giugno, e grazie a tutti i partecipanti, e credo veramente che queste iniziative ci fanno molto onore. Grazie a tutti. Grazie, grazie mille, grazie. Professoressa. Grazie. E lascerei la parola adesso a Sara Bocchicchio per la sua presentazione, e appunto se ci sono altre domande scrivete tranquillamente in chat, così le raccogliamo per la parte finale dell'evento. Heidi, grazie alla dottoressa Venuti, e grazie effettivamente all'Università di Trento, perché anch'io credo che siano momenti estremamente importanti, soprattutto in un contesto come quello universitario, no? Che è un po' quell'anticamera del mondo del lavoro. Quindi è preziosissimo che se ne parli e che si cerchi anche di dare degli strumenti e un supporto ai ragazzi con DSA che si accingono ad affrontare questa nuova sfida. Io sono Sara Bocchicchio, sono neuropsicologa, psicoterapeuta, e anch'io come il dottor Ghidoni, anzi grazie al dottor Ghidoni, ho iniziato la mia esperienza in questo ambito, su questo tema, proprio con la diagnosi dei dislessici adulti, quindi nasco, diciamo così, con una diagnosa, e poi grazie ad AID ho iniziato invece a collaborare nella messa a punto di progetti rivolti al mondo del lavoro, e con questo obiettivo, no, che è quello dell'inclusione e della valorizzazione dei dislessici e di chi ha un disturbo dell'apprendimento in età adulta nel mondo del lavoro. Quello che vi racconterò io oggi è proprio quelli che sono, diciamo così, gli elementi da tenere in considerazione quando affrontiamo questo tema calato in quello che è il mondo del lavoro. Perché lo abbiamo ben capito, lo ha spiegato bene il dottor Ghidoni, non si tratta solo di studenti, non è un disturbo scolastico, così come è stato in realtà considerato a lungo. È una caratteristica che ha una base neurobiologica, ed è chiaro che quindi continua ad essere presente nella persona e ad avere anche un impatto, non solo nel mondo scolastico, comunque in contesti di apprendimento, ma in generale nella vita della persona, sia personale che lavorativa. È importante ricordare che ci sono molte persone con DSA che non sono consapevoli di avere un DSA, quindi teniamo conto che anche quelle stime che mostrava prima il dottor Ghidoni, che in realtà vi riproporrò anch'io, sono stime che dobbiamo in qualche modo considerare forse ancora al ribasso, perché ci sono tantissimi adulti con DSA che non sanno di avere un DSA o che lo scoprono tardivamente, scusatemi, spesso grazie alla diagnosi di figli, ad esempio. Questa è una situazione piuttosto tipica, e quindi c'è un grande sommerso da questo punto di vista. Il profilo di un adulto, proprio perché si tratta di una neurodiversità e quindi anche influenzata, no, da tutta una serie di variabili anche ambientali e personali, perché no? E quindi il profilo e gli scenari, diciamo così, nell'adulto sono veramente molto
molteplici e dipendono da diversi fattori, poi li vedremo in maniera un po' più specifica. Possiamo sicuramente dire che al di là della diagnosi o no, la maggior parte delle persone con DSA compensa il disturbo, grazie all'allenamento che in qualche modo gli viene imposto dalla vita, dalla vita scolastica non solo, ma anche grazie poi all'uso di strumenti, di strategie che a volte sviluppano anche in maniera piuttosto inconsapevole. Quindi non sempre, o perlomeno a volte è proprio la diagnosi che fa sì che queste persone si rendano conto che il loro modo di fare determinate cose dipende proprio da quella condizione di neurodivergenza, di neurodiversità. Come evolve il disturbo in età adulta? Persistono quelle difficoltà di lettoscrittura e calcolo, ma lo abbiamo già in parte visto con il dottor Ghidoni, esistono altri problemi di funzionamento che vanno oltre queste abilità strumentali di base. E il profilo di un adulto, come vi dicevo, dipende da tantissimi fattori. Qua ho messo quelli che probabilmente possono essere considerati più importanti, ma in realtà ce ne potrebbero essere infiniti. Sicuramente l'età della diagnosi, quindi quando viene ricevuta la diagnosi, la gravità del disturbo, la qualità del supporto ricevuto, sia scolastico ma anche familiare, perché spesso si incontrano purtroppo delle famiglie che non accettano, non comprendono la diagnosi del figlio e quindi quello che magari di qualità viene fatto a scuola poi in realtà si scontra con un contesto familiare che non accetta, che è molto estremamente critico anche rispetto al bambino, rispetto ai suoi fallimenti. Questo possiamo chiaramente immaginare le ovvie conseguenze in termini proprio psicologici, questo senso di inadeguatezza che possono sviluppare nel tempo e che a volte può creare, vi assicuro, più danni del disturbo specifico dell'apprendimento stesso, più danni del DSA stesso. Chiaramente il quoziente intellettivo, quindi le risorse cognitive che la persona ha, possono in qualche modo darci poi un risultato in età adulta diverso, la presenza di talenti particolari, di caratteristiche positive, il grado di consapevolezza della persona rispetto al disturbo, rispetto a come funziona il suo DSA, qual è il suo impatto sulle attività quotidiane o scolastiche o lavorative, il grado di compensazione e poi, come vi dicevo, tutte quelle che possono essere considerate ricadute psicoemotive. Due caratteristiche, credo, centrali, soprattutto quando si parla di dislessia nell'adulto, che vanno tenute sempre bene in considerazione, sono il fatto che si tratta di disturbi invisibili. E questo disturbi invisibili nascosti, questo riconoscerete, nasconde un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio chiaramente risiede nel fatto che la persona può decidere di non dirlo, in qualche modo essere più al riparo da stigmatizzazioni negative da parte degli altri. Lo svantaggio è quello però di non essere compresi, di poter essere fraintesi, perché è chiaro che se una persona ha un problema, ad esempio fisico, come può essere una difficoltà motoria, anche temporanea, quindi l'uso di una carrozzina, rende molto semplice a noi che ci relazioniamo con questa persona a capire cosa quella persona può fare o cosa può fare solo con determinati tipi di accorgimenti. Ecco, con la persona che ha una dislessia invece questo diventa molto più difficile, perché per noi è difficile capire quello che può o non può fare e anche dare un giusto giudizio a un errore, perché capita spesso, come capita a scuola, che anche nel mondo del lavoro queste persone si trovino spesso a dover giustificare i propri errori, a passare un po' come superficiali, poco responsabili, incapaci nel peggiore dei casi. Quindi questa è sicuramente una caratteristica che dobbiamo sempre ricordare, così come il fatto che, il dottor Ghidoni lo diceva, non esistano due dislessici identici. Questo perché è importante, perché se pensiamo a degli interventi di supporto non possiamo non considerare che probabilmente non troveremo mai una ricetta che va bene per tutti. È estremamente importante invece considerare questa grande eterogeneità e quindi è chiaro che questo ci dice anche che probabilmente tutte le forme di supporto che possiamo pensare e implementare per queste persone funzionano nel momento in cui sono one to one o comunque che tengono conto dell'unicità della persona. Quante sono le persone con DSA nel mondo?
se non mi soffermerò più di tanto, perché Antonio Chiedoni vi ha già fatto vedere qualche dato, io mi piace solo riportarvi quella percentuale sulla popolazione italiana a un numero, perché forse rende più chiara l'idea, perché se effettivamente parliamo del 5% della popolazione, stiamo parlando di 2,9 milioni di persone, quasi 3 milioni di persone, quindi è solo per sottolinearvi quanto effettivamente sia insomma un dato che dovrebbe farci riflettere sul fatto che ci sono molte persone che vivono questa condizione, e chissà quante che non sono in questo numero la vivono senza averne una piena consapevolezza. Se proviamo a portare questa percentuale del 4% rapportata a quelli che sono gli studenti che ogni anno escono da il mondo scolastico per avvicinarsi al mondo del lavoro, si tratta di 12.000 persone ogni anno che tentano poi di iniziare una carriera lavorativa. Se applichiamo un 5% diventerebbero 15.000 ogni anno. Ecco, pensate anche di applicare la stessa percentuale ai luoghi di lavoro, alle aziende, alle imprese, perché è chiaro che non stiamo parlando di ragazzi, di persone che arrivano adesso ad affacciarsi al mondo del lavoro. Nel mondo del lavoro abbiamo già questo 5% di lavoratori con un DSA. Chi ne è consapevole, chi meno, ma ci sono già, e questa è una cosa che faccio sempre presente quando ci rapportiamo alle aziende, perché si parla tanto di magari di intervenire in termini di processi di selezione, ma io faccio presente quanto è importante intervenire su tutta la popolazione aziendale, perché è indubbio che ci siano già, facciano già parte delle realtà lavorative. La sfida professionale può essere estremamente ardua, lo è per tutti, forse ancora di più per una persona con DSA, considerando anche che passano da un ambiente che tutto sommato li tutela, li riconosce e li tutela, anche se solo in tempi recenti, a un ambiente, quello lavorativo, che più delle volte si caratterizza per una non conoscenza del tema, anzi troviamo stereotipi, troviamo convinzioni errate come il fatto che ci sia un ritardo nell'intelligenza, la totale mancanza di buone pratiche, anzi ci sono metodologie negli ambienti di lavoro che non tengono per nulla conto della neurodiversità, della neurodivergenza, e quindi in qualche modo sono inaccessibili a volte, o disabilitanti, questa è una parola che ho spesso letto nella letteratura inglese, sono disabilitanti per le persone con DSA. Quindi la sfida professionale per loro sicuramente nasconde molti ostacoli, che sì, sicuramente da un lato risiedono nella singola persona, quindi nel suo profilo, nella sua unicità in termini di punti di forza e di debolezza, nella consapevolezza, nel grado di compensazione, ma anche nell'ambiente. Ci sono moltissime barriere anche da un punto di vista ambientale e sociale, se vogliamo. Quali sono i momenti potenzialmente critici? Cioè, se noi facciamo una fotografia di quello che è tutto il percorso di vita professionale di una persona, possiamo in realtà identificare dei potenziali ostacoli in tutte le tappe di questo percorso. Sottolineo, e non solo nella slide, anche a voce, la parola potenzialmente, proprio perché i DSA sono tutti diversi, le persone con DSA, quindi non possiamo dare per scontato che tutti abbiano effettivamente o incontrino degli ostacoli in tutte queste tappe. Quindi anche qui mi raccomando, ricordiamoci sempre l'eterogeneità di questi profili. La scelta professionale, ci sono diversi studi che fotografano molte difficoltà da parte dei dislessici nell'individuare, nel definire in maniera adeguata, adatta al loro profilo, l'obiettivo professionale. Questo può accadere perché sono poco consapevoli o perché hanno sviluppato una bassa autostima, hanno basse aspettative nei loro confronti, e quindi tendono a scegliere in realtà professioni che sono al di sotto delle loro reali capacità. Quindi ecco il primo ostacolo. Anche nella ricerca del lavoro, che lo sappiamo tutti, implica
diverso tempo a leggere e a scrivere, sia per quanto riguarda la lettura degli annunci di lavoro, il districarsi da tutti questi siti internet che propongono annunci, il dover in qualche modo registrarsi a ogni sito di riferimento, compilare dei moduli, ma anche scrivere il curriculum, scrivere una lettera di presentazione. Vedete come la lettura e la scrittura è sempre presente. La selezione è un altro momento estremamente delicato, può esserlo per le persone con DSA, soprattutto nelle grandi aziende, in quelle aziende che hanno dei processi di selezione che prevedono tutta una serie di step, quasi sempre con prove e test di selezione a tempo, ecco, quindi che ritornano, no, a vivere quei momenti che hanno sempre vissuto probabilmente con molta ansia, momenti di valutazione, di giudizio, dove teniamo conto non c'è più la tutela che possono trovare invece nel mondo universitario, ad esempio, no? Quindi vedendosi riconosciuto un tempo aggiuntivo piuttosto che l'uso del computer, piuttosto che le mappe concettuali. Cioè, qui ci troviamo in un ambiente dove anzi in qualche modo tendono, e lo vedremo, a non parlare, a mascherare il disturbo per paura di essere scartati nella fase di selezione. Anche l'inserimento lavorativo, quindi il primo periodo di prova, può essere molto delicato e pieno di ostacoli per una persona con DSA, tanto che sento spesso dei ragazzi con DSA che non riescono mai a superare la prova e quindi a essere, diciamo così, confermati dall'azienda in cui fanno questi mesi di prova. Perché il più delle volte, almeno dalle esperienze reali che raccolgo ogni giorno, è perché non hanno il tempo di automatizzare tutte queste nuove routine. No? Perché l'azienda in qualche modo si aspetta da loro che imparino, memorizzino tutta una serie di procedure, di routine in maniera molto rapida, senza fare errori. Per loro a volte invece bisognerebbe considerare un tempo maggiore per permettere a loro non solo di automatizzare, ma anche di trovare gli strumenti giusti, perché a volte il dislessico deve avere il tempo di trovare lo strumento adatto a quel contesto e a quella mansione, quindi strumenti che magari non sono gli stessi che usava fino al giorno prima in un altro contesto. La formazione è sempre più ormai presente in qualsiasi azienda, in qualsiasi settore, no? Tutti questi corsi di formazione che propongono ai dipendenti, chiaro, un luogo di apprendimento per eccellenza, quindi di nuovo si scontrano con le difficoltà nello studio, con le difficoltà di apprendimento, soprattutto quando i metodi didattici non sono adatti a questa forma a questa caratteristica, e poi anche a tutta la crescita e lo sviluppo professionale. Pensate agli avanzamenti di carriera che di nuovo portano la persona ad essere rivalutata, quindi a ripercorrere di nuovo dei momenti di test, di assessment, quindi ecco questi i momenti potenzialmente critici. Quali sono le difficoltà individuali con ricaduto sul lavoro? Non voglio ripetermi rispetto a quello che ha detto il dottor Ghidoni, credo che non lo farò, volevo solo farvi qualche esempio pratico. Cioè, persistono, abbiamo detto, le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo. Chiaro che un dislessico impara a leggere e a scrivere, ma lo farà sempre impiegando molto più sforzo, molto più energia. E immaginate quando il lavoro, magari anche in certi momenti, in certi periodi di vita professionale, richiedono la lettura di tantissimo materiale, o così come la scrittura, o il fare calcoli. Immaginate anche semplicemente i meeting che si fanno nelle aziende, quindi il dover prendere appunti, il dover velocemente, insomma, questa mattina parlavo con un insegnante di Slesca che mi raccontava come va in panico tutte le volte che è il suo turno per fare la segretaria delle riunioni del consiglio di classe, perché a ogni consiglio di classe in qualche modo tocca a qualcuno fare da segretario. E lei dice: io o ascolto o prendo appunti, e quindi queste due cose contemporaneamente non riesce a farle, e quindi chiaramente poi non riesce ad avere dei verbali fatti in maniera completa, esaustiva. La sua strategia è di registrare di nascosto, perché non potrebbe farlo, ma questo le permette sicuramente di riuscire a svolgere quel compito in maniera efficace ed efficiente. Ci sono tutta un'altra serie, no, di
i problemi, dicevamo, vanno al di là di queste abilità strumentali di base, che sono problemi di memoria, problemi nell'organizzare in maniera ottimale le attività, nel gestire il tempo, nel fare attività che richiedono rispettare una sequenza. Vi riporto un altro caso abbastanza recente di questa responsabile delle risorse umane che deve inserire dei dati su un gestionale aziendale per rispetto a dei dipendenti, quindi è una cosa che deve fare settimanalmente e deve seguire tutta una procedura molto particolare proprio su questo gestionale per arrivare poi a questo database, per avere la certezza che i dati che lei inserisce vengano salvati. Ecco, lei mi raccontava come ha difficoltà a seguire questa procedura. E una strategia banale, ma sicuramente efficace, su cui abbiamo riflettuto insieme, è una scaletta di questa procedura da tenere a fianco e quindi da poter seguire passo passo mentre svolge questo lavoro. Il contesto e la mansione, anche questi possono far emergere delle difficoltà che dipendono appunto proprio dal contesto e dalla mansione. Penso agli infermieri che hanno a che fare spesso con nomi di farmaci poco comprensibili o con anche dosaggi, insomma, quindi con tutta una serie di calcoli, ma ci sono tantissimi altri contesti di lavoro che possono far emergere altri tipi di difficoltà e quindi, come sempre, è il caso singolo che va fotografato e affrontato per avere un'idea di quelle che sono le difficoltà. Sicuramente, come vi dicevo, compensano, quindi sviluppano tutta una serie di strategie a scuola, così come anche nel lavoro, più o meno consapevoli. Sicuramente una delle cose che sentiamo anche tra gli adulti, tra i lavoratori, così come si sente molto spesso a scuola, è che necessitano di più tempo per fare le cose, di più tempo per portare a termine le loro attività. Anche i cambiamenti nella professione possono far emergere nuove difficoltà. Cioè, ci sono spesso dei lavoratori che arrivano fino a un certo punto della loro carriera senza incontrare particolari ostacoli, comunque la facilità di superarli con strumenti e strategie, e poi ecco un cambiamento che fa emergere delle difficoltà che prima non c'erano. Un cambiamento abbastanza intuitivo è dell'avanzamento di carriera, che mi impone tutta un'altra serie di compiti che prima non avevo e quindi di dover velocemente automatizzare delle nuove attività, ma anche un compito molto meno, un cambiamento molto meno banale, come quello che mi raccontava un paziente visto di recente, che aveva una collega a fianco che gentilmente le correggeva, che controllava le mail prima che lui le inviasse, proprio perché lui commetteva molti errori ortografici che difficilmente riusciva a cogliere anche con tante diverse riletture di quello che aveva scritto. Ecco, la collega non è più presente in quell'ufficio e lui, ecco, che si è ritrovato a fare i conti con quella difficoltà che aveva superato delegando quel controllo a un altro. E poi ci sono tutte le ricadute psicoemotive che hanno, come vi dicevo, molta importanza e possono a volte fare più danni del DSA stesso. E l'ansia da prestazione, ma anche la frustrazione, vissuti di rabbia rispetto alle esperienze passate, una generale bassa autostima e una poca fiducia rispetto alle proprie capacità e alle proprie competenze. E questo succede anche, guardate, con dislessici molto abili, in realtà, molto capaci e molto competenti, che però hanno sviluppato questa percezione di loro stessi come poco capaci, e questo è chiaro che ha un effetto, una ricaduta. Vedo tantissimi dislessici che per paura di scoprirsi non all'altezza in un lavoro non lo fanno, evitano di provarci per non ritrovarsi di nuovo a sentirsi, a vivere quel senso di inadeguatezza. Il grado di difficoltà, se dovessimo misurare il grado di difficoltà di ciascun lavoratore con DSA, dovremmo prendere in considerazione tutto: il profilo, il contesto, la mansione e, perché no, anche il periodo di vita professionale. E queste un po' erano le difficoltà individuali. Quali sono le barriere ambientali? La mancanza di conoscenza e comprensione del tema,
la mancanza di pratiche di selezione, formazione e gestione delle risorse umane adeguate, la metodologia di valutazione spesso, ve lo dicevo, non è applicabile, è disabilitante per le persone con DSA. In questa vignetta che qui vi ho zoomato si coglie molto bene quello che è il rischio per una persona con DSA, soprattutto in fase di selezione. Comunque questa vignetta fotografa questo, c'è un esaminatore che ha davanti i suoi candidati e annuncia che per una, diciamo una valutazione equa di tutti i candidati farà tutti lo stesso esame, ovvero quello di arrampicarsi sull'albero. Ecco, quello è quello che può accadere al dislessico, un po' quello che accade in questo caso al pesciolino piuttosto che al pinguino, alla foca, insomma il rischio è proprio di tagliarli fuori, perché la metodologia che usiamo per valutarli non è assolutamente adatta per loro. È chiaro che in un ambiente di questo tipo, che non conosce, non è pronto, non è preparato, e anche in qualche molto spesso discriminante, le persone tendono a non svelare, a non dichiarare la presenza di questo disturbo. La normativa, sì, è vero, abbiamo una normativa finalmente che adesso vi mostrerò, molto recente, ma non consideriamo la punto di arrivo, anzi è un punto di partenza, perché questa normativa adesso servirà intanto a capire come adeguarsi a tale normativa, ma bisognerà lottare perché questa normativa venga conosciuta e applicata, e quindi in realtà la normativa non mette al riparo le persone con DSA, non ancora perlomeno da questo rischio di essere comunque stigmatizzati nonostante ci sia una tutela. Ecco qui il quadro normativo molto in sintesi, conoscerete immagino bene la legge 170 del 2010, diciamo così, questa legge quadro di riferimento, che già dal nome, no, ci fa ben capire come quella legge non offriva tutele e spunti anche per quanto riguarda il mondo del lavoro. Infatti era il nome di questa legge, nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. Nonostante poi in realtà in questa legge nelle finalità ci si era in qualche modo preparati a assicurare uguali opportunità a queste persone anche nel mondo del lavoro. E ci siamo in parte riusciti, perché ci sono due importanti traguardi dal punto di vista normativo. Il decreto legge del 2021 che permette alle persone con DSA nelle prove di concorso pubblico di vedersi riconosciuti e quindi concessi tutta una serie di strumenti e di accorgimenti per le prove scritte dei concorsi pubblici, e poi questa recentissima legge che invece riguarda il mondo del lavoro, la legge del 28 marzo 2022, quindi veramente molto recente. Qui vedete per esteso quelli che sono gli articoli della legge. Io vi dirò in maniera molto sintetica che si tratta di una legge che permette alle persone con DSA di avere strumenti, quindi una valutazione adeguata in fase di selezione, ma anche in tutti quei momenti di valutazione previsti nel percorso professionale. Permette alle persone con DSA di scegliere se dirlo e quindi si fare questa richiesta o no. Questo credo sia molto importante, il fatto che questa legge metta assicuri anche la possibilità di scelta da parte della persona con DSA se dichiarare o meno la presenza del disturbo. E poi la legge va anche oltre, perché in qualche modo invita le aziende a individuare una persona che si occupa di inserimento lavorativo a formarsi su questo tema. Quindi sicuramente ha un grandissimo traguardo, però appunto, che deve essere, che sarà in qualche modo un nuovo punto di partenza. La questione dello svelamento credo che sia una questione molto delicata, è una questione che adesso torna anche, credo sia molto importante riflettere su questo aspetto, a maggior ragione oggi che abbiamo una legge che permette a queste persone di in qualche modo di svelarsi. Credo che nonostante la legge questa scelta di svelarsi manga ancora rischiosa per certi versi, e quindi penso che la persona debba scegliere, anche cercando di capire in che ambiente si trova prima di decidere se svelarsi o no. Le poche ricerche disponibili ci dicono che in realtà anche in quei paesi dove la normativa
anche nel mondo del lavoro, ben più antica della nostra, come il Regno Unito, la tendenza è quella di non svelarsi proprio per il timore di uno stigma, per il timore di essere magari scartati proprio in fase di selezione. E dovremmo riflettere forse anche sulla parola svelamento, che già di per sé, no, ha una connotazione un po' negativa, sembrano il fatto di dover svelare un segreto, qualcosa di nascosto, quindi forse anche questa parola andrebbe cambiata. Questo dato che abbiamo sullo svelamento, sul non svelamento delle persone con DSA, lo ritroviamo anche in un'indagine recente di AID, che vi invito poi a consultare in maniera esaustiva al link che vedete nella slide. Sul sito di Associazione Italiana Dislessia la trovate. Qui vi ho sottolineato i due dati che riguardano appunto la questione della disclosure, dello svelamento, e vedete che anche in Italia effettivamente ci dicono che emerge che il 48% delle persone intervistate non ha mai parlato del suo DSA sul posto di lavoro, e addirittura il 50% di queste persone ritiene dannoso parlarne, e il 22% poco utile. Poi ci sono tutta un'altra serie di dati molto interessanti, su cui non mi soffermo, ma vi invito davvero a leggere questo report, che sottolineo l'unica indagine italiana che abbiamo e che si rivolge e quindi che raccoglie informazioni sulle persone con DSA nel mondo del lavoro. Quali sono gli ingredienti per la riuscita professionale? La parola e la chiave è in assoluto la consapevolezza di sé, perché non esistono lavori o mansioni non adatte alle persone con DSA, però è necessario aiutare e supportare queste persone a conoscere e valorizzare i propri punti di forza, a impostare strategie per compensare le difficoltà, a conoscere i propri diritti e anche ad allenarsi a comunicare il DSA in modo funzionale, perché qualora decidono di svelarsi è molto importante che lo facciano in maniera funzionale e positiva. Guardate, lo sottolineo e l'ho messo qui come primo punto, anche il lavoro sui punti di forza è estremamente importante. Non possiamo pensare solo al rimedio delle difficoltà, dobbiamo anche valorizzare quelli che sono i punti di forza, soprattutto in un mondo del lavoro che è estremamente competitivo e quindi dove è molto importante mettere in luce e quindi attenzionare sui punti di forza piuttosto che sulle difficoltà. Se vogliamo seguire un modello molto generale, ma che ci dà un'idea di come dovrebbero muoversi tutti gli interventi che si rivolgono alle persone con DSA, è quello di David McLaughlin, che è un autore inglese che da molti anni in realtà si occupa proprio di adulti dislessici e lavoratori. Lui, insieme ai suoi collaboratori, ha identificato 4 scenari possibili. Vediamo persone che con DSA che non hanno nessuna consapevolezza del deficit e nessuna strategia di fronteggiamento. A un secondo livello troviamo la consapevolezza del deficit, ma nessuna strategia di fronteggiamento. Al terzo livello troviamo la consapevolezza e la strategia, ma senza che ci sia che siano del tutto consci di che cosa hanno fatto e a quale scopo. E poi al quarto livello la persone consapevoli delle proprie debolezze e che hanno intenzionalmente sviluppato strategia e abilità per superarle. Ecco, secondo questi autori, quello che l'obiettivo di qualsiasi intervento che noi proponiamo a queste persone dovrebbe cercare di aiutare le persone a raggiungere il quarto livello, no? Quindi caratterizzato da una piena consapevolezza delle difficoltà e da una partecipazione attiva allo sviluppo di strategie che permettono poi di raggiungere il successo, di riuscire in ambito professionale, di fare scelte di vita adeguate. Io a queste aggiungo, ribadendo anche l'importanza di lavorare anche sulle caratteristiche positive, cioè essere dislessici nel mondo del lavoro non rappresenta di per sé un ostacolo, è il mancato supporto a impedire che queste persone possano raggiungere successo, e viste quelle caratteristiche positive che elencava il dottor Ghidoni, possiamo assolutamente dire che questo potrebbe costituire una perdita per tutta la società, per l'evoluzione anche umana, per il progresso, e quindi non possiamo fermarci solo agli interventi in ambito scolastico e non possiamo non porre l'accento anche sulle caratteristiche positive, perché come dice giustamente Martin Seligman, papà della psicologia positiva,
se noi pensiamo, ci occupiamo, ci preoccupiamo di rimediare alle difficoltà, non è che questo in automatico ci aiuta invece a potenziare quelli che sono gli aspetti positivi. Dobbiamo assolutamente muoverci su entrambi questi fronti. E chiudo il mio intervento leggendovi, poi trovate scritto nella slide, leggendovi questa recente testimonianza che ho raccolto da un avvocato che ha raggiunto il successo a livello lavorativo e che però scopre molto di recente della sua diagnosi. E lui dice: tutti sono diversi, ma in fondo non ci crediamo davvero. Siamo convinti che tutti funzionino come noi e noi funzioniamo come tutti. Poi una telefonata con un collega di lavoro, capisco a 51 anni di avere un DSA o dei DSA o di essere un DSA, scusate, ma sono le prime armi. Il mio collega mi fa qualche domanda, lui l'ha scoperto grazie alla fidanzata psicologa. Confondi destra e sinistra? È un dubbio. Era impossibile per te imparare poesia a memoria? E ripenso alla fatica e alle figuracce in classe. Hai difficoltà di orientamento? E penso alle migliaia di volte che mi sono perso. Hai difficoltà a leggere frasi troppo complesse? E ricordo come abbia sempre dovuto semplificare tutto per comprendere e ricordare. Hai e altri hai ancora, finché capisco che nella mia vita ho affrontato in mani difficoltà senza sapere perché. Nelle scuole la dislessia e DSA ormai sono riconosciuti, in qualche modo tutelati, ma noi che l'abbiamo scoperto da adulti, che dobbiamo fare? Io sono riuscito a laurearmi in giurisprudenza, una delle facoltà considerate più mnemoniche, a diventare avvocato e a vincere dei concorsi pubblici. Sopravvive chi si adatta, io mi sono adattato alla mia forma di intelligenza, facendo schemi, semplificando, utilizzando la creatività che indubbiamente posseggo. Probabilmente sono riuscito perché è una forma non gravissima, ma quanto mi avrebbe aiutato a comprendere i miei limiti e le mie potenzialità da adolescente, piuttosto che ostinarmi spesso a cercare di apprendere come tutti. Può apparire incredibile, ma da quando l'ho saputo mi sono pacificato. Faccio quello che ho sempre fatto, ma con più serenità d'animo, perché se per ottenere importanza bisogna darsela, sono orgoglioso del mio cervello e di quello che riesce a fare. Grazie a tutti. Grazie mille, Sara. Dopo questa testimonianza molto bella, passerei la parola a Silvia che ci racconta la sua di testimonianza altrettanto bella e interessante. Hai il microfono mutato. Allora, mi sentite? Perfetto, perfetto. Grazie mille, grazie per l'invito. Grazie per quello che state facendo come università, appunto alla professoressa Venuti, per la diffusione, no, della conoscenza e soprattutto di fare in modo di poter far sì che DSA non è più una barriera, no, un ostacolo in nessun modo. Io mi presento, sono Silvia Lanzafame, faccio parte dell'Associazione Italiana di Dislessia ormai da tantissimi anni, veramente. Io diciamo che sono un ambito differente dal professore Ghidoni e da Sara, sono laureata in economia aziendale e oggi sono un'imprenditrice, quindi faccio tutt'altro al confronto di quello che fino a mo è stato un po' citato dai relatori prima. Possiamo andare avanti la slide perché abbiamo un problema, sarà Sara a gestire un po' il tutto. Io oggi sono qui non più per parlare che cos'è un DSA, no? Quindi cercare di... abbiamo già avuto modo di comprendere che cos'è questa caratteristica, perché a me piace molto definirla così, una caratteristica. Ma io sono qui per farvi comprendere che cosa vuol dire avere un DSA, quindi che cosa vuol dire, cosa ci calza, no, in pieno avere questa caratteristica. Possiamo andare avanti? Ok, io qui ho creato un po' la linea del tempo, dove appunto partiamo dalla prima fase. Io cercherò di farvi vivere un po' il mio percorso di vita, no, da dislessica, e farvi comprendere che cosa vuol dire in varie fasi.
Sicuramente mi piace molto poter giocare con le parole, quindi io creerò e farò in modo che il disturbo specifico dell'apprendimento, quindi questo DSA, nelle varie fasi della mia vita venga un po' stravolto e quindi lo vedremo con delle definizioni completamente differenti. Iniziamo appunto da bambina, no? Diciamo che nella prima fase di vita, come un po' tutti i bimbi, amano giocare, amano follemente stare in famiglia, poi sono molto al centro delle attenzioni, no? Quando si è piccolini, tutti quanti, naturalmente il bambino è posto in una fase centrale e di sentirsi soprattutto importante da essere dei bambini sereni, no? Quindi io ero una bimba molto serena, amavo giocare, amavo stare con gli altri, anzi, essendo figlia unica, io ho sempre cercato la compagnia e il modo di poter relazionarmi con tutti quanti. Io vivevo molto il mio tempo, soprattutto a casa dei nonni, e questo a me faceva tantissimo piacere, perché era sempre un momento di grande gioia e gioco. Quindi possiamo dire che in questa fase il mio DSA era una situazione di distensivo, no? Distesa, era una bambina serena, una bambina allegra. Poi andiamo nel momento della scolarizzazione, quindi a scuola. Che cosa succede? A scuola in questo momento iniziano, diciamo, i primi problemi, le prime difficoltà. Diciamo che lì incomincio a sentire i primi termini: è brava, è intelligente, ma non si applica abbastanza, è sempre distratta, la testa sempre fra le nuvole, può impegnarsi di più, non termina mai i compiti. Quindi c'era una situazione in cui si andava un po' ad aggravare una situazione, no? Quindi avevo una grande difficoltà, io mi ricordo benissimo le paginette, come ha mostrato appunto il professore Ghidoni, le mie scritture che andavano a scendere, a scemare terribilmente, quindi dovevo essere corretta, riscrivi da capo la paginetta, oppure mentre io riscrivevo anche delle paginette, mi ricordo bene, anche nel riportare il mio nome e cognome facevo errori, e quindi mi dicevano: non sai neanche scrivere il tuo nome e cognome. E da lì un po' che andava avanti fino a quando, naturalmente, da che io amavo, come vi dicevo prima, passare il mio tempo a casa dei nonni, invece a casa dei nonni era diventato il momento dello studio e quindi era diventato un momento in cui dovevo essere ripresa e riportata a una determinata realtà, in cui a studiare, a sedermi, a cercare di ricordarmi un po' il tutto. E anche lì, anche con la mia famiglia, si creavano momenti non piacevoli, perché appunto invece che passare dei momenti sereni e tranquilli, c'erano i momenti in cui c'era l'impegno nello studio, l'affiancarmi, la difficoltà, io che cercavo di scappare in tutti i modi, come un po' succede un po' a tutti i ragazzi, no? Che hanno questa caratteristica, che appena si arriva a questa difficoltà si cerca di sfuggire il più possibile. Andando avanti comunque nel tempo, nel momento della scolarizzazione, sempre io quello che più ricordo era il momento anche del liceo, della scuola superiore, perché lì c'è stata appunto la scelta di quello di fare, di prendere il classico, il liceo classico, perché lì c'era una, per me, mancanza naturalmente e una grande difficoltà anche nella lettura, nella comprensione, di avere un metodo di studio, diciamo, buono. Quindi mia mamma ha avuto la grande idea in quel momento di iscrivermi al liceo classico. Lì le difficoltà sono naturalmente aumentate tantissimo, è aumentando tantissimo. Vi dico che le mie difficoltà erano soprattutto nella traduzione del greco e del latino, non riuscivo a stare nei tempi. In una versione che doveva essere tradotta in 2 ore, io in 2 ore riuscivo ad arrivare massimo a 2 righette da sola.
il più non riuscivo minimamente. Quindi questo, il fatto che il tempo non mi bastasse mai, invertendo le parole, io mi ricordo che la mia vendetta fu per il liceo classico sui miei genitori, fu che gli feci comprare un sacco di vocabolari di greco perché non trovavo le lettere, non trovavo le parole. Quindi la difficoltà era questa, no? E quindi mi lamentavo sempre, non riuscivo... Io mi ricordo che sono stata per un anno rimandata in italiano al liceo classico e ho dovuto fare il recupero della lingua italiana. Sono state una serie di difficoltà che naturalmente mi hanno portato a, non so da voi come si usanza dire, ma a tirare filoni. Mi accompagnava la mia famiglia là davanti a scuola e io me ne scappavo il prima possibile a cercare di sviare il problema. E soprattutto mi sentivo in questo momento, soprattutto il liceo, era un momento di disagio, sofferenza, ma anche tanta ambizione perché io volevo cercare di arrivare. Quindi da che io ero una bambina molto socievole, ho incominciato ad essere una persona più chiusa, perché non mi venivano tante volte i termini, le parole, anche perché tante volte io mi sentivo anche dalle mie professoresse del liceo dirmi non ti impegni, arrivi in ritardo, pensi ad altro. Tutte queste cose su di me naturalmente hanno creato un momento di smarrimento. Però io lì per lì, mi sono sincera, diplomata, anche se con il minimo dei voti, ma sono sopravvissuta al liceo classico. Andando avanti nel tempo, io comunque ho voluto iscrivermi all'università e mi iscrissi appunto ad economia aziendale. Anche lì non è stato, diciamo, un momento semplicissimo, perché nello svolgere i primi esami il carico, uno dei testi che dovevo andare a studiare, non era leggerissimo. Da me i primi esami, soprattutto io mi ricordo economia aziendale, inglese, sono stati al computer con il tempo, e questa cosa per me è stato qualcosa di incredibile. Non mi bastava mai il tempo, non riuscivo mai a concludere il tutto. Quindi c'è stato un momento in cui io mi sono resa conto di una determinata difficoltà, in cui io mi sono detta: sono io il problema, non erano i professori al liceo, c'è qualcosa che in me non va. E lì ho posto il problema appunto a mia madre, perché io mi ricordo che stavo preparando economia e gestione delle imprese, era un settembre, e cercavo di leggere la frase più volte per riuscire ad acquisire le informazioni, però purtroppo non ci riuscivo. Quindi lì, arrabbiata, esasperata, dico questo problema, questa valutazione a mia madre, e dico: abbandono gli studi, faccio altro nella vita, non bisogna a forza studiare, i percorsi di vita possono essere altri, ma abbandono gli studi perché, come appunto mi reputavano a scuola i miei professori, sono cretina, sono stupida, non ci arrivo, no? Non riesco. Naturalmente una mamma lì non si arrende, è come la definisco, la super mamma. Lì mia mamma è docente anche all'Università della Calabria, quindi si riferisce allo sportello allo sportello e all'ufficio disabili dell'università dalla psicologa, e chiede una mano, un aiuto, chiede cosa può fare come mamma. Lì viene appunto indicato l'Associazione Italiana di Dislessia, che ai tempi era già presente, no, anche sul nostro territorio, e da lì mia mamma torna a casa dicendomi: ho compreso qual è la tua difficoltà, ho compreso qual è il problema che non abbiamo mai capito in tutti questi anni. E da lì, dall'età di 19 anni, sono salita a Roma, perché io sono della provincia di Cosenza, sono salita a Roma e abbiamo fatto la prima diagnosi. Dalla prima diagnosi è appunto fuoriuscito che io
o come DSA ho tutte e quattro le caratteristiche, quindi sono dislessica, disgrafica, discalculica, disortografica. In quel momento della mia vita, 19 anni, era stato appunto valutato che la mia lentezza e la mia lettura era riportata a un bambino, a una bambina in questo caso di prima elementare, di prima media, quindi le mie difficoltà erano moltissime e poi il mio livello di compensazione era quasi nullo. Quindi pensate che carico era presente. Però da lì io ho compreso una cosa fondamentale, che appunto io non ero studio, infatti io sono uscita da quello studio, mi ricordo, e c'era mio zio che ci accompagnò e gli dissi ora ho compreso, non sono stupida, ma sono dislessica. Ho capito che il mio nemico contro cui dovevo lavorare e lottare in quel momento era la mia mente, che mi faceva mi dava le più grandi defiance che potevano essere. E da lì il mio DSA è diventato determinazione, sollievo e attesa. Determinazione perché mi sono determinata, ho capito chi sono, chi ero. Sollievo perché non sentirmi stupida in quel momento mi ha dato tanto, e attesa perché da lì io ritenevo che la situazione sarebbe andata molto più semplice, cosa che non è stata. Vi dico perché non è stata così, perché all'università io ho continuato naturalmente gli studi e all'Università della Calabria in quel momento io ero la prima persona diagnosticata di DSA. Quindi tutta l'esperienza è stata fatta un po' su di me e anche il discorso di dovermi porre ogni volta, mi è stato affiancato un tutor che è stata una persona splendida per me, che mi ha aiutato tantissimo nel mio percorso, e ogni qualvolta che andavo anche con lei dinanzi ai docenti a spiegare quali erano le mie difficoltà e di che cosa necessitavano, loro non mi credevano. Non mi credevano perché vedevano una persona normale, con due occhi, un naso, una bocca, come dicevo io, però non riuscivano a vedere la mia caratteristica, la mia difficoltà. Quindi tante volte è stata una grande battaglia dovergli a fare comprendere, a conquistare il mio diritto ad avere degli strumenti durante gli esami. E soprattutto tante volte è stato anche difficile avere un determinato tatto dai docenti, cosa che da me è mancata inizialmente, no? Quindi una comprensione, un tatto, proprio a volte anche mi ricordo a determinati scritti, quando mi chiamavano, facevano l'appello, mi facevano sedere alla cattedra distante, perché se c'era il tutor che loro mi affiancavano che poteva darmi un determinato supporto per non essere vicino ai colleghi, sicuramente mai in una consolidata con 300 persone essere messa lì al centro non è piacevole, soprattutto durante un esame. Quindi ci sono state sicuramente tante lotte che ho dovuto fare per poter conquistare il mio diritto e da lì naturalmente io mi sono laureata, specializzata, ho seguito una serie di master e mi sono poi immersa nel mondo del lavoro. Mondo del lavoro che vi dico inizialmente, ma io penso che forse per tutti i giovani, per tutta la mia generazione, forse anche la generazione del sud, non è semplicissimo immettersi nel mondo del lavoro. Però sicuramente per me ho avuto anche grandi difficoltà iniziali perché come un po' ha ripetuto più volte anche Sara, a me mi sono stati anche dati dei compiti meccanici in cui dovevo catalogare, mettere in ordine, registrare delle fatture, oppure non mi si erano dati degli strumenti per fare anche dei calcoli. Cosa che vi dico che oggigiorno io mi sono creata poi tutto autonomamente. Io lavoro con i fogli Excel, cioè il mio computer ormai è il mio miglior amico su tutto, però io sono potuta arrivare a ciò a 34 anni che ho oggi. Quindi ieri, uscita dall'università, 25-26 anni, conclusi tutti comunque il percorso tra i vari master e tutto, non c'era una determinata consapevolezza neanche di me stessa degli strumenti,
ma soprattutto non c'era nessuno accanto a me che poteva anche indicarmi un percorso, un qualcosa. Io oggigiorno faccio, diciamo, una libera professione, faccio l'imprenditrice, il mio tempo me lo organizzo io, mi dedico io al modo anche, come dicevo, degli strumenti di cui necessito, mi divido il tempo tra che lavoro nella mia azienda a che lavoro anche a casa, che sono sola, isolata, e riesco bene a concentrarmi a fare determinate cose più importanti. Quindi sicuramente tutto questo mi permette di avere una facilitazione per me, essendo che è il lavoro che poi io ho creato. Quello che pure tante volte mi è stato anche riferito, parlando anche con altre persone, no, che chiedevano a me, perché poi io, essendo referente provinciale della sezione di Cosenza, a me vengono tante persone, no, a parlare, a chiedere informazioni, anche molti universitari, molti ragazzi. E quello che comunque hanno riscontrato anche nelle mie capacità è questa capacità della visione dell'insieme, del globale, di questa empatia che tante volte noi abbiamo nei dislessici, di questa voglia che abbiamo di aiutare molto di più anche degli altri, di essere presenti e disponibili. Tante volte abbiamo anche la capacità di gestire le risorse con più semplicità, e questo me ne accorgo anche su me stessa tantissimo, proprio dove io trovo un problema. Tante volte io trovo la soluzione negli altri e cerco di chiamare, risolvere il tutto per fare sì che riusciamo nel nostro intento. È anche vero tutto quello che tante volte si dice del dislessico, e che continua ad esserlo anche oggi, che vi dico che appunto a 34 anni. Quindi tante volte questa fatica, questa stanchezza maggiore anche nel mondo del lavoro c'è, e non possiamo negarla. La difficoltà nella memorizzazione. Se voi vedete, la mia postazione di lavoro è piena di post-it, le mie colleghe mi sfottano perché sono circondata, appena qualcuno mi dice qualcosa io devo scriverlo subito e attaccarlo di fronte, innanzi a me, se ne è già dimenticato. Ma anche tante volte questa insicurezza. E questo fatto che tante volte la dislessia è qualcosa di invisibile, che non si tocca, che non riusciamo a farvela vedere, a mostrarvela, no? Crea tanta sofferenza, anche questa nel dislessico. Però io vi posso dire che la dislessia ci ha aiutato tanto a comprendere, a scoprire qual è la mia potenzialità. E quindi per questo la mia dislessia, infine, concludo, il mio DSA per me è diventato un dono. Solidarietà e amore. Dono perché per me è la mia caratteristica, è quello che, se non fossi stata dislessica, io forse oggi non sarei questa Silvia, sicuramente. Solidarietà perché noi con l'associazione, per le attività che facciamo, facciamo tanta solidarietà e riceviamo tanto amore dalle altre persone che possiamo aiutare oggi. Grazie. Grazie mille Silvia. Questa testimonianza. Direi appunto di passare alla parte delle domande, ce ne sono alcune, in parte già il dottor Ghidoni ha risposto rispetto alla domanda appunto se la legge 68 si applica ai DSA, la risposta è no, e infatti appunto abbiamo, Sara ci ha mostrato insomma le ultime conquiste che grazie a AID per fortuna insomma si stanno muovendo anche qui in Italia nel appunto agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro di chi ha DSA. E vi proporrei la domanda di Jenny, che dice: mi è capitato di conoscere studenti bocciati alle scuole medie perché i genitori non volevano fare la diagnosi. Un minore non può fare la visita senza il consenso dei genitori? Direi di no. Neanche in casi eccezionali? Come istituto scolastico è possibile segnalare i genitori e gli assistenti sociali per il rifiuto della visita? Che cosa possiamo rispondere, Jenny? Allora, io non so se il dottor Ghidoni ne sa proprio di me, quindi volentieri passo la parola a lui. Per quel che ne so io, oltre a confermare la risposta che dava già Heidi, cioè la minore non può fare la visita senza il consenso dei genitori, penso proprio di no, e quindi anche in casi eccezionali.
se come istituto scolastico è possibile segnalare i genitori agli assistenti sociali, questo sinceramente non lo so, nel senso che dipende molto dalle singole professioni. Io sono una psicologa e sicuramente noi psicologi siamo tenuti a segnalare agli assistenti sociali delle situazioni che riguardano i minori di estrema gravità. Non credo che questa sia una prassi consolidata, anche perché chiaramente innesca tutta un'altra serie di conseguenze, perché credo che nel caso in cui una famiglia e dei genitori non vogliano far fare la diagnosi alla figlia, non sia proprio l'unico dei problemi in quella famiglia. Credo che in realtà quella sia un po' la punta dell'iceberg, quindi probabilmente potrebbero essere segnalati gli assistenti sociali, ma ecco, per altri motivi, non solo questo, che sarebbe più una conseguenza di un sistema familiare che non funziona, dove c'è qualcosa che non va, come tante altre situazioni. Ecco, non so se il dottor Ghidoni ha qualcosa in più da aggiungere. Non è proprio... Ecco, funziona, mi sentite? Sì, benissimo. Ma sì, mi sembra un caso estremo, cioè è chiaro che non bisognerebbe arrivare a quello, ecco. Secondo me è anche un evento, questo qua, dei genitori che si oppongono, che sta diventando abbastanza raro, perché insomma, dato che fare la diagnosi comunque comporta una serie di vantaggi, insomma, è difficile. Comunque, sicuramente il problema può esserci, direi che succede più spesso in situazioni culturali di un certo tipo, per esempio lo trovo che succeda più al sud che non qui al centro-nord, però insomma è chiaro che bisogna far capire in maniera adeguata, spiegando le cose ai genitori, che non è che si fa imboccare una strada in cui praticamente il ragazzo rischia di essere etichettato con un handicap, eccetera, perché il problema è questo, che non si capisce la differenza tra handicap e invece quello che è un disturbo specifico di apprendimento. Quindi è una questione proprio di anche di educazione, cioè di dare delle informazioni per permettere alle persone di prendere le decisioni più adeguate. Sì, io aggiungo magari, perché no, pensando anche a degli incontri a scuola rivolti ai genitori, non in maniera diretta a quella coppia di genitori, ma fatti in maniera un po' più generale di sensibilizzazione, di informazione, sperando, no, che quel messaggio possa arrivare anche alla coppia per cui è stato pensato. Ecco, quindi pensare a dei momenti di incontro scuola-genitori, chissà, perché no, magari anche coinvolgendo l'Associazione Italiana di Dislessia, che spesso è presente nelle scuole. Certo. E sempre Gianni chiede sull'utilità come strumento delle mappe mentali al computer per ragazzi con DSA. Sì, io vedo che nella domanda le mappe mentali al PC sono sempre un buono strumento per i DSA. Sì, anche se non per tutti, nel senso che ho conosciuto diverse persone con DSA che non le usano e che preferiscono il classico riassunto, no? Quindi mai darlo per scontato. Una cosa che trovo però assolutamente necessaria è che vengano anche istruiti a creare una mappa concettuale, perché a volte si dà per scontato, no? Quindi fai le mappe concettuali, sì, bisognerebbe insegnargli a capire come si fanno le mappe concettuali, di nuovo magari proponendolo come un'attività di classe, ecco, e non solo rivolta a quel specifico studente. E se posso dire questa cosa, oggi noi abbiamo creato un dibattito da noi sulle mappe, no? Che ormai per gli insegnanti forse è diventato anche tanto di moda. Diamo una mappa, creiamo una mappa, però tante volte per il ragazzino non è lo strumento giusto, può essere anche uno schema, può essere un riassunto, può essere altro. Bisogna sempre individuare per ogni ragazzo che ci troviamo dinanzi qual è il suo bisogno e soddisfare quello, non dover dare a forza ad ognuno la stessa medicina, come possiamo dire, che può essere la mappa. Quindi tante volte bisogna anche tanto sperimentare.
cioè su ogni persona che ci troviamo dinanzi bisogna sperimentare, si fa anche, si sbaglia anche, non fa niente, insieme si deve riprovare e cercare di trovare qual è il giusto strumento, mettiamolo così, che può essere appunto una mappa o meno. Certo. E la domanda di Aurora, posso rispondere in parte io, almeno per quanto riguarda l'Università di Trento sui test di ammissione. Sì, i ragazzi con DSA hanno diritto a tempi diversi e all'utilizzo delle misure dispensative e compensative previste insomma per legge, quindi mi sentirei di poter dire che è così e dovrebbe essere così insomma in tutti gli Atenei. Posso intervenire perché in realtà per i test di accesso all'università la normativa è diversa rispetto agli strumenti compensativi che sono concessi durante il percorso universitario, che sono più o meno gli stessi del percorso scolastico. Invece per i test di accesso è previsto sì il tempo aggiuntivo, ma fra gli strumenti compensativi è previsto solamente la calcolatrice non scientifica, il video ingranditore, che in realtà per i DSA molto spesso non è che serva un granché, e invece è previsto il lettore umano, il tutor che legga al posto dello studente. Però per esempio assolutamente sono vietati tutti i computer, la sintesi vocale, tutte queste cose qua. Quindi sono vietati le mappe concettuali, quindi questo crea tra l'altro una discrepanza tra le normative che riguardano il percorso e invece le normative con i test di accesso. Quindi questo è uno dei tanti punti critici dell'attuale normativa, che dovrebbe essere in futuro affrontata e risolta, perché non ha senso che se uno ha utilizzato una serie di strumenti compensativi di un certo tipo durante il percorso scolastico, poi nel momento in cui va all'università, per motivazioni varie, non può usufruirne se non in misura ridotta e limitata a quelle che ho detto. Certamente, grazie. E c'è questa domanda di Valeria, interessante: come si relaziona un DSA con la percezione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro in ambienti ad alto rischio? Allora, io credo di non aver capito la domanda, o meglio, okay. Perché è in come si relaziona, che non... perché se ho inteso bene, credo che Valeria faccia riferimento a una persona che lavora in un contesto lavorativo dove la sicurezza è estremamente importante, quindi il lavoratore è esposto ad ambienti ad alto rischio e quindi segue tutta una serie di corsi per la sicurezza, no? In linea generale, non per forza un DSA incontra problemi. È chiaro che credo che l'ostacolo che potrebbe esserci in questi ambiti è che ci sia una formazione adatta alle loro caratteristiche, quindi che anche qui di nuovo un po' quello il discorso che faceva il dottor Ghidoni, che si rivedano poi effettivamente riconosciuti e concessi degli strumenti che li aiutano ad apprendere in maniera efficace quello che gli viene insegnato. Quindi se ho inteso bene la domanda, no, la risposta è no, non c'è un rischio più alto di queste persone in contesti di questo tipo, a patto chiaramente che ci sia una formazione efficace, quindi mi sembra questo, ecco, quello che può essere l'ostacolo in un contesto di questo tipo. Se posso aggiungere brevissimamente, spesso la persona di DSA sa che può sbagliare, no? Se è consapevole delle proprie difficoltà, e paradossalmente può essere una persona che è anche più attenta degli altri in media, perché deve controllare, deve stare attento di non fare degli errori, eccetera. Quindi da questo punto di vista potrebbe anche essere in una situazione quasi di vantaggio nel cercare di evitare i rischi sul luogo di lavoro. Poi è chiaro che però deve conoscere bene questi rischi come tutti gli altri. Allora lì bisogna che la formazione sia stata fatta in maniera adeguata, come diceva adesso Sara,
venendo incontro magari alle sue difficoltà di apprendimento, quindi comunicazione efficace, mezzi di formazione che siano adeguate alla persona che ha queste difficoltà. Bene, vi ringrazio moltissimo per questa bellissima serata, ringrazio il dottor Ghidoni, la dottoressa Bocchicchio e la dottoressa Lanzafame per i loro interventi e ringrazio come sempre il nostro pubblico. Ne approfitto, visto il tema insomma, di questa serata, per condividervi questa proposta insomma che viene appunto da un gruppo di ricercatrici del nostro centro Mente e Cervello che stanno cercando insomma volontari adulti con appunto dislessia per una loro attività di ricerca. Se c'è qualcuno insomma che ha piacere o che conoscete magari qualcuno con dislessia che vuole partecipare, mettersi in contatto con la dottoressa Cristina Cara per appunto i dettagli poi di questo loro progetto di ricerca. Vi ringrazio tutti moltissimo per la partecipazione a questa serata. L'appuntamento per diciamo il gruppetto di persone che appunto lavorano nelle risorse umane per la settimana prossima il 27 e il 28, mentre per tutto il resto del nostro pubblico ci rivediamo il 4 maggio per appunto il momento di chiusura di questo percorso in cui parleremo anche della certificazione delle aziende diciamo sensibili e friendly verso persone con DSA. Grazie a tutti e buonanotte. Grazie Heidi, grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Grazie.